No, perché questo è abuso di potere, perché i nostri vescovi, eccetera, io ho domandato anche al sindaco, noi siamo qui 2, 4, 6, 8, 10, 13 persone, in un ambiente di 300 metri quadrati. Quindi non è scritto che non possiamo celebrare senza fedeli. La presenza di fedeli che sia naturalmente contenuta e non ci sia ressa, noi non abbiamo ressa. Tutti hanno la loro mascherina, io non tocco l'Eucaristia perché la metto con le pinze, quindi... Abbiamo parlato adesso del sindaco. Non ho capito? Abbiamo parlato adesso del sindaco. L'ho detto. Il sindaco non le ha detto così. Ha detto che se vuole fare la messa la fa con due, tre chierichetti che le danno una mano, la telecamera per riprendere, ma non i fedeli. Ok? Beh, non questo... prendiamoci in giro. No, non prendiamo in giro, non prendi in giro noi. Scusate, io sto celebrando la messa... No, non rispondo, il sindaco risponde dopo la messa. Ebbene, no, durante la messa io non voglio. Allora, dica che io adesso non sono disponibile, che sto celebrando. No. Scusate tanto. Pregate, fratelli e sorelle, per piacere, sì. C'era da aspettarselo, siamo tornati al fascismo, nel modo più esplicito. Mi ascolterete, mi auguro, ma intanto forse è bene che vediate il video della messa, ormai celebre, interrotta in modo autoritario, insolente, intollerabile. E io ho fatto un'interrogazione parlamentare, come promesso, e altri la faranno al Senato. Non so cosa risponderà il Ministro dell'Interno, ma è certo che Don Lino non solo è innocente, è un eroe della libertà civile e religiosa. Va detto. E quelli che l'hanno fermato sono dei fascistelli. Fascistelli con gli abiti delle forze dell'ordine che dovrebbero garantire la loro arroganza insolente e intollerabile. Dice giustamente Langone oggi sul giornale che il no di Don Lino è il no a Cesare che, ubriaco di potere, pretende che gli venga dato anche quello che è di Dio. È il no del cardinale Zen ad inginocchiarsi in Vaticano di fronte al Partito Comunista Cinese. È il no di Don Minzoni alla pretesa fascista di vietare lo scautismo cattolico. Questo è, perché in 300 metri quadri, come vedremo, come avete sentito, se avete visto il filmato, con i banchi, con 30 banchi, la distanza c'è, cari carabinieri, vergognatevi, vergognatevi! Peggio dei peggiori fascisti o comunisti. E bello è ancora che l'atto eroico di Don Lino sia lodato, tra l'altro ho scoperto che ha 80 anni e questo intenerisce ancora di più un giovinetto arrogante con la divisa che va davanti all'altare e si permette di interrompere una funzione religiosa. Si vergogni, vada a confessarsi quel piccolo carabiniere, si vergogni. Vada altrove a far rispettare la legge, non in chiesa. Finalmente un prete degno di Sant'Ambrogio, il dottore della chiesa, che scrisse Ubi fides, ibi libertas. Vuol dire dove c'è la fede, qui c'è la libertà. La libertà è un valore assoluto, non solo religioso, anche civile. La democrazia cristiana, che nessuno ha criticato per aver preso la parola cristiano come simbolo della propria azione politica, che la condividesse o non la condividesse, aveva libertas. Libertas. Fede e libertà vanno insieme. Si chiama Don Lino Viola. Onore a Don Lino Viola. Ha 80 anni ed è parroco di Gallignano, frazione di Soncino. Diventerà un presidio eroico come quello di quel padre che è stato ucciso in chiesa, padre Hamal, ucciso in Francia, e io ho chiesto al Papa di beatificarlo, come credo poi sia avvenuto. Mi pare che il Papa in questo caso sia stato, come giusto, dalla parte del prete ucciso. Questa volta la diocesi di Cremona no, ha dato torto a Don Lino, ha dato torto, con un formalismo e un linguaggio burocratico intollerabile. Questa è la Chiesa che non vogliamo, che loda i preti piegati e ubbidienti al potere fascista di uno Stato non democratico, che impone norme ridicole, oltre che insensate, altro che farle rispettare.
Il paese cremonese che ha dato il nome, perché è una frazione di Soncino, a un artista che si chiama Piero Vanzoni, che qui non vogliamo ricordare per un paradosso, la famosa scatoletta di merda. Oggi Soncino acquista un altro merito, avere ospitato il primo vero episodio di resistenza cattolica nell'Italia del coronavirus. Ecco, questo mi sembrava giusto dire, lodando Camillo Langone. Mi arriva poi un messaggio interessante da padre Alberto di Perugia, che è un grande priore della chiesa di San Pietro a Perugia, una personalità di grande sottigliezza, il quale mi scrive: caro Vittorio, come stai? Ho visto il tuo video sul caso di Don Lino interrotto dal carabiniere. Giusto è quello che dici. Volevo solo aggiungere, aggiunta importante, che andrà messa nell'interrogazione e nel processo penale che andrà fatto a quei carabinieri arroganti e prepotenti. Volevo solo aggiungere che il codice penale va in concerto con il codice di diritto canonico, che asserisce, cari ignoranti carabinieri, che la messa non può essere assolutamente interrotta. Caro Vescovo di Cremona, studi il codice anche lei. Se dovesse essere che un sacerdote mancasse durante una celebrazione, la celebrazione deve essere completata da un altro ministro. Questo dice il codice di diritto canonico. Eventualmente, nel caso, anche se ingiusto, è aggravato dal carabiniere che interrompe senza sapere, ignorante quindi del codice penale e del codice canonico, che interrompe senza sapere che va contro una norma canonica. Un saluto caro da padre Alberto di Perugia, San Pietro o San Domenico, ma comunque una personalità molto sottile, come avete sentito, nel collegare il codice penale e il codice canonico. L'intervista che invece vorrei leggervi, perché è come un pezzo teatrale, ha una sua poesia, viene da un piccolo giornale pieno di cuore, che è la Nuova Bussola Quotidiana, quindi non il Corriere, non la Repubblica, non il Messaggero, che hanno più o meno trattato la materia, ma questa testata locale che intervista Don Lino, intervista questo eroe moderno di 80 anni, onore anche alla sua età e al suo coraggio. E sentite com'è bello questo racconto, non farò altro che commentarlo, mi sono già incazzato abbastanza, ho già iniziato le mie attività di ispezione per verificare poi da quel video, preso fortunatamente da un fedele, l'arroganza, la prepotenza, andare 3 o 4 volte davanti all'altare per intimidire un sacerdote e costringerlo a smettere una messa davanti a 13 persone. Insolenti, fascisti, vergognatevi con le vostre mascherine ridicole, che l'OMS, nella follia di queste cose dette in questi mesi, aveva giudicato sbagliate e da lasciare soltanto ai sanitari. Improvvisamente poi una volta dicono una cosa, una volta dicono un'altra, e noi a seguire l'ultimo coglione che dà un ordine. Allora, in questo caso, torniamo alla serenità, questo piccolo racconto che viene fuori da questa bella intervista della Nuova Bussola Quotidiana. Troviamo Don Lino alle 11 di sera, al termine di una giornata passata tra la caserma delle forze dell'ordine e l'ufficio del sindaco. Don Lino, amareggiato? Molto, guardi, in 80 anni e 55 di messa non mi era mai accaduta una cosa del genere. Lo sa che cosa mi hanno detto quando sono andati al comando? Che cosa? Beh, io non so neanche che cos'è la consacrazione. Io non so cos'è la consacrazione, ha detto quel piccolo carabiniere ignorante. Capisce? Allora mi ha detto maresciallo, ma come? Mandate nelle chiese a gente che non sanno neanche che cos'è una messa? Ha fatto bene, quindi non sanno cos'è il codice penale, non sanno cos'è il codice canonico, il diritto canonico. L'irruzione all'omelia, la telefonata del sindaco, la gente sull'altare, con prepotenza, con arroganza fascista, e la gente è mandata fuori, anzi comunista, perché i fascisti non hanno mai insultato la religione cristiana. I comunisti hanno ucciso e uccidono ancora i preti. Comunista! Alla fine hanno concluso la messa in due. E forse lo fanno apposta. E
Quelli che sanno che cos'è la messa si ribellerebbero, dice il giornalista. Non lo so, io sono soltanto molto amareggiato. È da Giovedì Santo che celebro in queste condizioni. Ho celebrato a Pasqua sempre con queste persone, 7 persone in tutto. Chi aiuta sull'altare, chi legge, chi canta e suona, chi fa il video. Ma stavolta le contestano un assembramento. Assembramento? Eravamo in 13 e lo sa perché? Perché? C'erano 6 persone in più, dico 6, familiari di persone morte di coronavirus per le quali si stava celebrando la messa. Nessuna pietà per queste persone che hanno patito la violenza del male e la violenza di un potere cieco. E per la legge non dovevano esserci. Come avrei fatto santa pazienza a cacciarle? C'era un parrocchiano che ha appena perso la mamma e non ha potuto neanche fare il funerale. Mi dice con che coraggio le caccio di chiesa? No, in effetti non si può, dice il giornalista. Non si può, no? Eravamo in 13 in tutto. Ora voglio scrivere al prefetto. Nel verbale c'è scritto che si era donato il popolo. 13 persone sono un popolo e minacciate di 280 euro a testa, più 680, cioè un'enormità per andare a una funzione. Vergognatevi! Ritirate quelle multe finché siete in tempo per non andare a un processo in cui sarete condannati. Altro che il DPCM di un finto primo ministro, con ordini che mettono in discussione i principi elementari di libertà religiosa e di civile dei cittadini. 13 persone su una chiesa di 300 metri quadri, di cui 7 autorizzate, tra l'altro, e tutti con guanti e mascherine, si badi bene. Abbiamo i video che lo provano. Ci racconti cos'è accaduto? Allora, io non me la sono sentita di mandarli via. Ho iniziato la messa, tutti a distanza, mentre facevo l'omelia, entrano 2 della protezione civile con le forze dell'ordine, quindi 2 più, pensate quanti, più di quelli che erano a messa, quasi. E non si sono posti il problema perché pensavano di avere un diritto. No! No! Nessun diritto! Prepotenza! Abuso! E questi vengono e urlano. La funzione è sospesa. Vergognatevi! La funzione è sospesa! Vergognatevi! La funzione è sospesa! E lei? Sono andato avanti senza rispondere. Poi arriva la domestica, che mi porta il cordless, il telefono. Portatile. E il sindaco dice, io gli dico di riattaccare perché sto dicendo messa, poi il sindaco si sarebbe scusato perché dice che non sapeva che stavo dicendo messa, vabbè. Ma nel video si vede un carabiniere che sale sul presbiterio, cioè sull'altare. Appunto, mi porge il telefono col sindaco, poi mi mostra il documento del 25 marzo, schifoso documento, fasullo, che si figuri io avevo le mani sulle offerte, e succede quello che succede, gli dico di non interrompere la messa, dopo un po' di insistenza se ne va. Roba da Cina, dice il giornalista. Mi è venuto un colpo al cuore, ha 80 anni, neanche rispetto per l'anzianità del prete. Ma non è mica finita questa? No, dopo hanno fatto la malora, il pandemonio, hanno fatto la malora. Vergogna! Prepotenti! Fascistelli! Comunisti! Dimettetevi dalle forze dell'ordine! Vergognatevi davanti a Dio e davanti agli uomini! Studiate! Tornate a studiare! Non sappiamo neppure chi siano, con la mascherina sono anche, potrebbero essere anche dei travestiti da carabinieri, travestiti, mi auguro, senza volto, peggio dei picchiatori. Le dico solo che abbiamo finito la messa in due l'abbiamo finita, le sembra una cosa degna, ho dovuto avere un prete che lo ha assistito, una profanazione, un pandemonio nel genere nella casa del Signore. Cosa ha fatto dopo la messa? Ho telefonato al sindaco e poi sono andato in caserma. Hanno scritto che c'era la presenza di molta gente, ma io voglio andare dal prefetto e voglio chiedergli se 13 persone sono molta gente, 300 metri e 30 banchi. Vi farò vedere il video girato dai ragazzi della parrocchia presenti. Pagherò la multa, rassegnato, ma indomito. Se la dovrò pagare, la pagherò, ma non è questo il problema. Qual è? La profanazione di nostro Signore. Nessuno può risacrare così la messa, nessuno, neanche le forze dell'ordine, se non musulmani e comunisti, atei, musulmani e comunisti. Come l'assassino di padre Hamel. E ho dovuto dire basta. Il vescovo che dice? L'ho chiamato e gli ho detto come stavano le cose. Lui, ma niente, solo mi ha detto che le porte della chiesa erano aperte. Il che vuol dire che sono sempre aperte le porte della chiesa. Caro vescovo, non è un fatto negativo, devono essere aperte. E io gli ho risposto che non c'è nessun decreto che imponga di chiudere la porta delle chiese. Bravo Don Lino! E poi scusi, ma la chiesa non è un reparto Covid che deve stare chiuso. La chiesa è abitata non da un morto, ma da un vivo che ha vinto la morte. Ecco una lezione di teologia al vescovo.
e la resurrezione, valori assoluti che abbiamo cancellato e umiliato. Cosa si credono questi qua? Ecco, questo è il bel dialogo tra un bravo giornalista e il Don Lino, eroe cristiano. E vediamo invece com'è diverso il tono dei monsignori della curia, tutti belli, come dire, morbidi, tutti lisci, tutti belli nei loro tavoli, nei loro palazzi. Riguardo alla vicenda, spiega dalla diocesi il vescovo vicario, pur consapevole dell'intima sofferenza e del profondo disagio di tanti presbiteri e fedeli per la forzata e prolungata privazione dell'Eucaristia, non può non sottolineare con dispiacere che, e qui potrebbe dire dispiacere che sia stata violenta l'azione dei carabinieri, no, che il comportamento del parroco sia in contraddizione con le norme civili e le indicazioni canoniche. Falsi! Le indicazioni canoniche sono precise, come dice padre Alberto, precise, e voi le ignorate e mortificate Don Lino per dare ragione al potere cieco, ateo, comunista. Senti cosa dicono. Civili le indicazioni che ormai da diverse settimane condizionano la vita liturgica e sacramentale della Chiesa d'Italia e della Chiesa cremonese. Ma la Chiesa cremonese non è la vera Chiesa, è una Chiesa che vuole le porte chiuse. La diocesi sente il dovere di ringraziare tutti i presbiteri, cioè gli altri preti, non Don Lino che ha fatto un atto di coraggio, davvero cristiano, il solo vero cristiano in questo momento di totale ateismo in cui Dio non c'è, è inutile pregarlo, il Papa sta da solo in una piazza vuota. Questa è l'immagine che della Chiesa vogliono questi vescovi. Ringraziare tutti i presbiteri cremonesi che in questo difficile periodo hanno saputo esprimere un profondo senso di comunione e di appartenenza ecclesiale anche attraverso il rigoroso e puntuale rispetto dell'attuale normativa. Ma una normativa idiota se ti impedisse di stare in 13 in una chiesa di 300 metri. Usate il cervello o no? Oltre a non avere la fede non avete più neanche la ragione. Curia vescovile senza la autorità che deve darvi la fede, senza nulla, atei anche voi. E tutti quei mezzi e strumenti che hanno in qualche modo supplito la dolorosa mancanza, tutte ipocrisia, parole, la Chiesa cremonese guarda con ponderata fiducia, ecco, ponderata fiducia, ponderata fiducia, ponderata fiducia, ponderata fiducia, che vuol dire senza fede, ponderata fiducia vuol dire paura, vuol dire negazione di Dio, ma soprattutto con sapienza evangelica al tempo in cui ci sarà dato, eccetera, eccetera, condivide lo spirito. Peccato che il Papa abbia fatto il contrario, sia andato in piazza, abbia fatto funzioni, sia andato per strada, ma il Papa non conta più nulla. Onore a Don Lino, vergogna per quei mascherati, travestiti carabinieri che rappresentavano un ordine cieco, ateo e senza ragione, e malinconia per una chiesa di Cremona la cui guida è così incapace di avere fede ed evoca la ponderata fiducia, la ponderata fiducia, la ponderata fiducia. In una città bellissima come Cremona, spero che il vescovo abbia il coraggio di pentirsi, di scusarsi con Don Lino e di dare ragione a lui e non a quei carabinieri indegni delle divise che portano. Speriamo che fossero travestiti.